Atmosfera di festa in Piazza San Pietro fin da oggi. Francesco, domani alle 10 in diretta su TV 2000, proclamerà 10 nuovi santi, i primi canonizzati in piazza con un solenne rito dopo quasi 3 anni a causa della pandemia. Festa anzitutto per la famiglia spirituale di Charles de Foucault, il più noto dei 10, l'ateo e dissoluto militare francese che si fece apostolo dei Tuareg del Sahara, dove trovò la morte nel 1916 in una razzia di predoni. Ci sembra che la sua esperienza possa indicare ai popoli i cammini di amicizia che generano fraternità, sulla quale è fondata la pace vera. Anche l'India festeggia Lazaro Devasayam, alto dignitario di un regno locale che diede scandalo a corte battezzandosi e così rinnegando il sistema indù delle caste fino al martirio. È un santo che porta noi verso la pace, dove noi tutti indiani con diverse religioni, diverse culture, diverse lingue puoi essere in pace. Sacerdote e giornalista era l'olandese Titus Brandsma, deportato e ucciso a Dachau per aver spronato i giornalisti cattolici a resistere alle pressioni della propaganda nazista. Il suo esempio per il giornalismo d'oggi è molto significativo, un giornalismo etico al servizio della verità. Accanto ai francesi César de Bus e Marie Rivier, 5 sono infine i nuovi santi italiani. Luigi Maria Palazzolo, sacerdote originario di Bergamo, è il fondatore delle Suore delle Poverelle e dei Fratelli della Sacra Famiglia. Da Giustino Maria Russolillo, napoletano vissuto fra 800 e 900, nacque la famiglia dei vocazionisti. Le altre sono 3 religiose: Suor Maria Francesca di Gesù, Suor Maria Domenica Mantovani e Suor Maria di Gesù Santo Canale.